Carissimi amici, sono qui perché ci voglio mettere la faccia per questo problema che abbiamo in Sardegna, la speculazione energetica, la deturpazione del territorio e soprattutto l'assalto da parte degli uomini bianchi, se così li possiamo chiamare, che sono i nuovi conquistadores che vogliono venire in Sardegna a portarci via le bellezze naturali, a deturparle e a far sì che lasciano soltanto rabbia e disperazione in quest'isola. Allora, il discorso è molto semplice. Abbiamo cercato di preservare per millenni la nostra isola, cercando di tenere fede a quello che i nostri avi ci hanno consegnato nella storia. Abbiamo cercato in mille maniere di poter cercare in ogni modo di preservarla, di curarla e soprattutto di coccolarla, quest'isola, non facendogli nessun tipo di male. Invece poi arrivano qui, con la pretesa che sono comunque delle persone che hanno le carte in regola per fare questo tipo di progetti e cercano sempre di portare il profitto non lasciandolo in Sardegna ma a casa loro. Questo mi dispiace. È vero che gli spagnoli dicevano sempre Pacos locos e mal unidos, spero signori è ora di sfatare questo mito, nel senso che il sardo deve essere unito, deve essere una persona unica, un popolo che ha voglia ancora di lottare soprattutto contro ogni ingiustizia e contro ogni sopruso. È per questo che dobbiamo dire no alle pale eoliche, alle persone che vengono da fuori a farci questo tipo di ragionamenti. Purtroppo certe concessioni concesse dall'alto senza che noi ne sapessimo niente. Quindi uniamoci, uniti si vince. Non abbiate paura. Il popolo sardo è un popolo fiero e orgoglioso e ha voglia ancora di combattere. Non gettata, se s'armas a terra, come te va che chi è per de guerra. Sardoso, guerramos tutumpare. Grazie.